Buon pomeriggio a tutti, bentornati sul canale, sono Pasquale, questo è Risparmio e questo è un nuovo video. In questo nuovo video andiamo a analizzare un'altra azienda che è caduta nel mio portafoglio, così passandoci, non si capisce come sia successo, ma è successo. E per cui volevo andare ad illustrare perché è stata aggiunta nel mio portafoglio, di quale azienda si tratta e perché dico che ho comprato Londra. Però prima di iniziare volevo come sempre ricordare che potete iscrivervi al mio canale, che è Risparmio, questo canale YouTube dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un nuovo video e dove ogni giovedì andiamo avanti con la live di Buonanotte Mercati assieme ad altri ospiti. Mi potete inoltre seguire su Instagram col nome io underscore risparmio e ovviamente ogni lunedì pubblico un articolo nuovo sul mio blog www.risparmioinvesto.com. Ma prima di cominciare allora, di che azienda stiamo parlando? Perché dico che ho comprato Londra? Lo scopriamo subito. L'azienda in questione è proprio questa qui. E qui si vede la città di Londra, City of London, anzi, per cui non Londra vera e propria. City of London Investment Management Company Limited, che detta così è molto lunga. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, questa azienda si occupa di investire in mercati emergenti perché è una specie di hedge fund che è specializzata prevalentemente in investimenti fatti su CEFs, Closed End Funds, che offrono quindi una esposizione ai mercati prettamente emergenti. Poi nell'arco del tempo la strategia aziendale si è andata un po' a migliorare e diciamo ha implementato altre strategie di investimento. Per il mercato americano ad esempio hanno fatto degli investimenti che sono fiscalmente più intelligenti e per cui vengono trattati come degli investimenti abbastanza tattici e comunque si tratta di closed end funds in generale. Andiamo un attimino a vedere un po' più in dettaglio di cosa stiamo parlando. La strategia aziendale, beh, prima di tutto City of London si focalizza non su aggiungere assets alla propria, diciamo, al proprio portafoglio, ma a costruire dei prodotti che riflettono quelle che sono le esperienze appunto dell'azienda. E questa è una cosa molto fondamentale, cioè non si cerca di fare stock picking o cose particolari, ma si cerca più di costruire qualcosa attorno a quello che è il campo di esperienza appunto di City of London Investment Management Company, che è un nome lunghissimo, però comunque è quello. Allora, qual è il processo che City of London segue? Come si dice qui, loro cercano sempre di andare a costruire, a nutrire degli investimenti, dei processi di investimenti che non sono dipendenti da stelle, così come vengono diciamo valutati i fondi, come ad esempio Morningstar, ma più che altro invece su delle procedure analitiche che proprio l'azienda ha sviluppato e che fa in modo di produrre dei risultati che sono ripetibili e sostenibili nel tempo. Quindi un qualcosa che è molto diverso da quelle che sono le strategie di investimento dei soliti hedge fund. Poi hanno un servizio clienti molto particolare che è dedicato più al business, quindi agli istituzionali molto grandi o anche a quei clienti molto facoltosi, per cui io non rientro in quella categoria purtroppo. Ma di cos'altro possiamo parlare di questa azienda, oltre al fatto che ha più di 20 anni di esperienza in questo campo? Come dicevo prima, strategie di mercato che si orientano moltissimo all'investimento nei mercati emergenti, ma di un mercato emergente che diciamo è molto ma molto diversificato, per cui è worldwide, non si tratta di investire ad esempio nella solita Cina, ma troviamo anche delle nazioni come Bangladesh, Turchia, delle nazioni piuttosto diciamo così bistrattate da noi poveri investitori inesperti, ma che degli investitori molto diciamo esperti in questi campi possono andare a sviluppare. Inoltre l'azienda si va a concentrare su piccole e medie aziende di questi paesi, per cui su aziende che hanno delle forti, fortissime prospettive di crescita. E questo è un fatto molto interessante perché non ci si va a orientare solitamente come fanno molti sulle grosse aziende, sui grossi nomi, sui grossi capitali, ma piuttosto andare a controllare alcune tipologie di diversificazione che si orientano appunto alle piccole e medie imprese. In questo grafico possiamo andare a vedere due dati. Quello con le barre è i rendimenti che ha dato City of London Investment Group, mentre questa linea blu invece è l'MSCI Emerging Market Net Total Return. E come si può vedere, in linea di massima il fondo ha seguito più o meno il mercato, alcune volte è stato battuto, alcune volte invece ha battuto lui il mercato. Si tratta comunque di una strategia attiva, ovviamente, per cui bisogna sempre fare diciamo delle opportune valutazioni. Però ovviamente qui noi non stiamo investendo in un fondo attivo, ma nell'azienda che va a effettuare appunto degli investimenti attivi, un po' come fa BlackRock, come fa Vanguard, che hanno i loro prodotti a gestione passiva, come i vari ETF, ma hanno anche dei prodotti a gestione attiva. In questo altro grafico invece troviamo altri dati diversi. Abbiamo sempre questa linea che ci fa indicare l'MSCI Emerging Market Net Total Return. Poi abbiamo qui il fondo, per cui i loro fondi in milioni di dollari, i loro fondi in milioni di pound.
L'income in milioni di dollari è le spese in milioni di pound. Scusate, qui income in milioni di pound è expenses, i costi in milioni di pound. In quest'altra schermata invece possiamo andare a vedere chi sono i famosi shareholder, quelli che posseggono l'azienda con maggiore esposizione. Abbiamo George Karpus, che è uno dei fondatori, con 31.5%, Barry Oliff con 3.1% e poi altri direttori, manager e parte dello staff di questa azienda che ha il 12.6%, per un subtotale che è intorno al 47.8% al momento. Poi abbiamo un'azienda che investe, si chiama APQ Global Limited, un 3.3%, e poi la restante parte dell'azionario è liquido sul mercato. Di questa parte, adesso andiamo anche a vedere su SimplePost un po' l'azienda, abbiamo altri dettagli, andiamo a vedere chi possiede l'azienda, questo 48.9%. Prima di passare al SimplePost IT, voglio andare anche a illustrare questa presentazione per gli shareholder aggiornata a novembre 2020, per cui recentissima. Andiamo a vedere alcuni dati. Oltre veramente, ovviamente andare a presentare anche il team che gestisce l'azienda, andiamo a vedere un attimo una snapshot, per cui una istantanea di quello che fa l'azienda. Ha 9.5 milioni di dollari, miliardi di dollari gestiti, che in pound sono 7.4 miliardi di pound gestiti sotto management, per cui fund under management vuol dire fondi di chi investe in City of London. Poi l'azienda ha anche due controllate, Klim e KMA, che si focalizzano su investimenti di altro tipo. Ovviamente Klim va a investire sugli istituzionali, mentre KMA va a investire su HNV e fixed income, per cui ha un focus più bilanciato, diciamo più dedicato al mercato americano. Strategia aziendale, the shareholders, per cui chi investe è quello che possiede il business. Due, gli impiegati, chi va a gestire il business, poi i clienti, chi paga i bills, chi paga appunto le bollette, come si può dire in più. E, diciamo che va un po' a illustrare quello che è la strategia di investimento dell'azienda. Quello che si cerca di fare è di aggiungere un valore in più a quelli che sono gli investimenti, di andare a sovraperformare il mercato in un ciclo di 5 anni almeno, di ritenere i propri dipendenti in maniera tale che questi possano andare a sviluppare il mercato in maniera più serena, poi andare a aumentare i fondi sotto management sia attraverso loro direttamente ma anche attraverso Klim e KMI, a aprirsi anche ai shareholder dealings, per cui andare a gestire anche in maniera diversa gli investimenti ascoltando i propri investitori. Questa è una cosa molto importante, perché ovviamente andare ad ascoltare anche i propri investitori può andare a far produrre di più all'azienda, perché può portare delle idee che non sono magari state valutate dal management. Poi sì, l'azienda basa molto su contenere i costi, e vi faccio vedere da SimplePost IT a breve quali sono i debiti di questa azienda, se così si possono chiamare, e poi ovviamente di avere una diversificazione del business che possa essere orientato a lunghissimo termine per dare valore ai propri investitori. Qui siamo su SimplePost IT, come si può vedere il grafico a fiocco di neve, snowflake, è bellissimo, tutto verde. Andiamo a vedere un attimino un po' più nel dettaglio questa azienda cosa fa. Lo andiamo anche a vedere su questa piccola, questo piccolo riassunto di SimplePost IT, che dice City of London Investment Group PLC è un'azienda ovviamente quotata in borsa e cerca di dare ai propri clienti un portafoglio di equities. Investe in equity market in tutto il mondo e principalmente in small cap companies, per cui piccole aziende, negli emerging market, nei mercati emergenti, per creare il proprio portafoglio, come dicevo prima. Usa una combinazione di dati macroeconomici, qualitativi e top down company analisi, proprio per gestire e andare a trovare i propri investimenti. Il benchmark di riferimento, l'abbiamo visto prima anche nella loro presentazione, comunque lo ripeto, lo Standard & Poor's, Emerging Market, Frontier, Super Company e poi l'MSCI Emerging Market Index e anche l'HSBC Global Mining Index. Insomma, diversi indici cercano di essere valutati e andati a battere, perché ovviamente, come dicevo prima, ci sono diverse tipologie di portafogli. Dove sono gli investimenti? Prima di tutto, l'azienda è basata a Londra dal 1991 e ha degli uffici, oltre che nel Regno Unito, anche a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, Singapore, Cottesville, Pennsylvania negli Stati Uniti e anche Bellevue e Washington negli Stati Uniti. Il prezzo, come è andato a comportarsi? Allora, è un prezzo, andiamo a vedere il massimo, così andiamo a vedere un po' l'evoluzione. Ovviamente ha avuto il crollo nel 2008, è risalita, ha avuto questo altro crollo e poi è andata continuamente a risalire fino a questa pandemia e adesso si è andata a stabilizzare a dei livelli che non sono proprio bassissimi, per cui l'azienda diciamo che ha recuperato e sta tenendo, ma diciamo è ritornata indietro di qualche anno, più o meno al valore che aveva nell'ottobre del 2016, per cui 4 anni fa. E l'azienda come è valutata? È sottovalutata secondo gli analisti di SimplePost IT e oltretutto, possiamo andare anche a vedere qui prima il prezzo, è un prezzo che è poco volatile rispetto al mercato di riferimento ma anche al mercato totale. L'azienda distribuisce i dividendi e poi andiamo a vedere, ovviamente ha avuto
nel lungo termine un buon rendimento, 5 anni, però ovviamente ha beccato la crisi pandemica e questo purtroppo questo vantaggio non si è visto. Ma se aggiungiamo i dividendi, nei 5 anni ha dato quasi il 90% di rendimento, che è buono, ottimo secondo me. Valutazione per la crescita futura. Secondo gli analisti, un più 47.7% in ambito di earnings e un più 28.4% in ambito di revenue, per cui di fatturato. Ottimo, sia per il settore di riferimento che per il mercato UK in generale. Salute finanziaria, ne parlavo prima. Guardate qui, stupenda. Asset a go-go, che coprono, vabbè, go-go si può dire, che coprono tutte quante le loro liabilities. Oltretutto, e adesso lo andiamo a vedere qui, a parte il fatto che ci sono pochi debiti, ma la quantità di cash è impressionante e hanno tantissima liquidità, perché è un'azienda sanissima, una cosa molto ma molto buona in questo ambito, dove ovviamente si possono incontrare delle perdite, questi ambiti molto rischiosi, mercati emergenti, piccole aziende, il rischio è tantissimo e avere tutta questa liquidità è un buon paracadute. Parlavamo di dividendi, andiamo a parlare di dividendi, un 6.96%, quasi un 7%, che al momento ha una copertura borderline, proprio perché appunto c'è stato questo calo dei rendimenti dovuto alla pandemia, con un payout ratio del 99% al momento, ma in generale l'azienda sta intorno al 72%, diciamo che è abbastanza sostenibile, diciamo che nel breve periodo dovrebbe ritornare a dei valori molto importanti. Ownership, come dicevamo prima, tra l'altro, diciamo, durante il periodo pandemico molti degli investitori interni hanno venduto, ma perché avevano i prezzi più alti, ma hanno ricomprato, per cui è un buon segno. Se andiamo a vedere come è diluita l'azienda, gli investitori individuali, quindi quelli che dicevamo prima, hanno un 38.4%, gli istituzionali un 29.7% e poi il general public, per cui noi poveracci, un 28.3%. E poi abbiamo qui anche una minima parte, un 3.4% che è employee share scheme, per cui i dipendenti dell'azienda hanno dei bonus sotto forma di azioni dell'azienda. Andiamo a vedere chi la possiede. E come vediamo c'è Invesco, fra i grandi capitali, a PKQ, di cui dicevo prima, City of London Employee Benefit Trust, per cui la parte pensionistica dei dipendenti aziendali. Non abbiamo dei grossi investitori a parte Invesco, abbiamo un po' di JP Morgan, che è uno 0.38%, abbiamo HSBC Global Asset, abbiamo Deutsche Bank, ma non vediamo i soliti, per cui BlackRock o Vanguard. Però è un'azienda che secondo me è molto interessante, tra l'altro è piccola, perché capitalizza 216 milioni di pound, per cui è un'azienda molto dinamica, che ha delle forti prospettive di crescita, e per cui ho deciso di metterci qualche soldino io, proprio per andare a diversificare il portafoglio in maniera diversa. Bene, questa era City of London Investment Group. Spero che questa presentazione sia stata di tuo gradimento. Se l'è stato, per favore ti chiedo di lasciare un pollice in su e di iscriverti al canale, come dice tra l'altro il disegnino qui, ecco, ancora mi devo regolare, il disegnino qui, di andare a iscriverti al canale, di cliccare la campanella, ma ovviamente anche di lasciare un bel pollice in su, che non ho detto all'inizio, ma dovresti farlo. Ovviamente ti ricordo, prima di lasciarmi, come ho detto all'inizio, di seguirmi sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico ogni lunedì, su Instagram io _ risparmio e su YouTube io risparmio, dove pubblico ogni martedì e venerdì un video nuovo, e giovedì ci vediamo con la live di Buonanotte Mercati. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, è stato un piacere avervi ospiti qui sul mio canale e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!